quello che voglio andare a fare nel video di oggi è molto molto semplice, ma è molto 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 interessante. Ho già detto molto, vabbè. Andrò a togliere il mio splash da quest'asta qui e lo vado a mettere un po' in giro per la batteria, perché noi siamo abituati ad avere sempre lo splash in un'asta normalissimo e lo suoniamo sempre nello stesso modo, ma questo splash, questo piattino così piccolo, che poi in realtà questo è un 10 pollici, non è neanche così piccolo, ci sono degli splash molto più piccoli, e comunque questi piattini qui li possiamo andare a posizionare in qualsiasi posto della batteria per creare delle sonorità sempre diverse. Oggi ve ne faccio vedere 5 diverse. Ovviamente, prima di farvi vedere queste 5 possibilità, però io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, di andare sul mio canale Telegram. Basta, ho già finito, non ci crederete, ma ho già finito. Quindi togliamo quest'asta che tanto non ci serve. Molto spesso non ci penso, ma ho deciso di rimettere la mia asta qui e rimettere lo splash nel suo posto, perché ci potrebbero essere tanti principianti che guardano questo video e ovviamente non sanno ancora che cosa sia uno splash. Quindi il primo modo è quello di suonarlo nel modo normale. Quindi che cos'è uno splash? Uno splash semplicemente è un piatto molto più piccolo degli altri. Questo qua è uno splash da 10 pollici, che in realtà è già uno splash abbastanza grande, di solito più di 12 pollici, non si va mai con gli splash, esistono da 6 pollici, 8 pollici, 7 pollici, molto molto piccoli, e fanno un suono molto molto acuto. La particolarità di questi piatti è il fatto che hanno un suono molto forte ma molto molto definito, nel senso suonano tanto forte subito e poi scendono abbastanza velocemente di volume, quindi li possiamo usare in vari modi. O li usiamo come fossero dei crash, ma quando magari dobbiamo suonare una musica non troppo potente, se ad esempio stiamo facendo un ritmo molto calmo tipo questo, non possiamo andare a suonare il crash, cioè possiamo andarlo a suonare ma o lo suoniamo molto piano, o non va bene se noi facciamo questa cosa qua. Non è il massimo della vita. Invece se noi al posto del crash usiamo lo splash, già funziona tutto molto meglio. Quindi si può usare o così, oppure usarlo per andare a dare un colore diverso al nostro groove o al nostro fill. Ad esempio, quindi questo è il primo modo, il modo più normale di utilizzare uno splash, o comunque il modo che la gente il 90% delle volte, forse anche il 95%, usa. Adesso andiamo a toglierlo veramente e vi faccio vedere gli altri 4 modi un pochettino più particolari. Un metodo interessante, ma soprattutto molto 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 comodo, che ci permette di portarci un'asta in meno quando andiamo a suonare in giro, o che ci permette di montare un'asta in meno in studio, è quello di andare a montare il nostro splash al contrario sopra un altro piatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo il crash montato in questo modo, e quando montiamo un piatto cosa si fa? Si mette per prima cosa un gommino, poi si mette il piatto sopra il gommino, poi si va a mettere un altro gommino e poi di solito gli mettiamo direttamente la vite. Invece dopo aver messo l'altro gommino, prima di mettere la vite, noi possiamo andare a posizionare il nostro splash al contrario, cioè in questo modo, sopra il piatto. Lo vedrete fare da molti batteristi, uno a caso che mi viene in mente che lo fa è Dave Weckl. Poi dopo aver messo il piatto, ovviamente dobbiamo andargli a mettere un altro filtrino, quindi ci servirà un filtrino in più, e successivamente andiamo ad avvitare il tutto. In questo modo noi con un'asta avremo sia un crash sia uno splash, e il suono non cambia perché il crash continua a suonare normalmente e lo splash continua a suonare normalmente. Ovviamente lo splash è un piatto piccolino, quindi non menateci fortissimo sugli splash, non sono dei crash, non sono neanche dei ride, suonatelo sempre un pochettino meno forte lo splash, però non preoccupatevi.
invece il nostro splash, anziché posizionarlo sopra i piatti normale, vogliamo posizionarli sotto i crash, lo possiamo fare tranquillamente se noi togliamo di nuovo il crash. Però stavolta andiamo prima a mettere il crash qui sotto e poi senza filtrini, senza niente, andiamo a posizionargli il piatto sopra, andando quindi a mettere proprio a contatto i due piatti, e poi chiudiamo con la nostra vite. Suonerà quindi come un crash, o comunque molto simile a un crash normale, ma con un effetto un po' particolare dato proprio da questo piatto che c'è sotto, che ovviamente andrà a vibrare contro il crash e quindi andrà a creare quell'effetto un po' strano. Questo è molto interessante perché si può usare sia come crash, quindi come piatto effetto come vi ho detto prima, oppure ogni crash praticamente in questo modo può essere usato anche come ride. Questo perché il piatto che c'è sotto, cioè proprio lo splash, lo rende un po' più asciutto, quindi non suonerà più come un crash normale, che quando lo suoniamo con la punta da sopra poi non si ferma più, ma sarà molto più secco. Se invece volete creare un piatto effetto che sia però ancora più effetto di quello di prima, allora potete fare la stessa cosa sul china. Però vi consiglio di andare a posizionare lo splash, questa volta di nuovo messo al contrario così, a contatto del piatto come prima. Così, andiamo ora a avvitare abbastanza in modo potente. Se però per voi queste cose strane non sono ancora abbastanza strane, volete utilizzare lo splash in qualche modo più, allora fate questa cosa qua. Togliete il Charleston dall'asta, svitate il vostro Charleston. Sul clutch del Charleston andate prima a mettergli lo splash, poi a mettergli il Charleston e poi avvitate tutto insieme in questo modo. Fatto questo, quindi avremo il nostro splash sopra il nostro Charleston e ora andiamo a rimetterlo sull'asta. Facendo in questo modo, quando noi andremo a suonare il Charleston normale, diciamo, avremo più o meno lo stesso suono ma un po' più secco, come succedeva anche sul crash prima. Il fatto di avere un piatto appoggiato sopra o sotto ovviamente va a insecchirci un po' il suono, va a rendere il suono un po' più secco, però comunque più o meno è sempre lo stesso il suono. Ma la figata di questa cosa è che noi tra questo punto del Charleston in cui abbiamo il Charleston normale e questo punto del Charleston in cui sopra abbiamo messo lo splash abbiamo due suoni completamente diversi. Quindi noi è come se avessimo tra virgolette due Charleston chiusi diversi. È diverso da far questo. Due suoni completamente diversi, che possiamo anche utilizzare insieme. Uno dei modi sicuramente più particolari di utilizzare questo splash è quello invece di non andare a metterlo sui piatti come abbiamo fatto adesso, ma di andare a metterlo sul rullante. Solitamente questa cosa di andare a posizionare proprio così com'è lo splash sul rullante si fa più che altro con piattini più piccoli, tipo da 6 o da 8 pollici, ma il fatto di usare un piatto del genere ci permette di avere due suoni diversi. Per prima cosa possiamo andare semplicemente a posizionare il Charleston, lo splash sul rullante e suonare la parte che ancora rimane del rullante, cioè la parte ancora visibile del rullante, e in questo modo abbiamo un suono molto particolare di rullante, perché è un suono sicuramente molto stoppato, perché comunque questo piatto diventa una sordina vera e propria, e in più quando andiamo a suonare il rullante questo piatto vibrerà un po' sul rullante dandogli un effetto molto strano.
Oppure il secondo modo è quello di tenere sempre appoggiato lo splash sul rullante come prima, nello stesso identico modo, ma questa volta andremo proprio a suonargli sopra lo splash, non più di fianco, ma gli andiamo a suonare sopra. Vi consiglio di girare la bacchetta al contrario quando fate questa cosa, perché riusciamo a controllare più il suono e il suono risulta poi migliore. Questa cosa di suonare il piatto direttamente sopra, però, cosa serve? Serve per fare un suono simile elettronico, cioè ricorda un pochettino il clap, diciamo. Adesso ve lo faccio sentire comunque. Direi che vi ho detto tutti i punti che vi dovevo dire, direi che vi ho detto tutte le possibilità che avevamo con questo piattino qua. Non so in realtà se ve le ho dette tutte, ma se me ne sono dimenticato qualcuna, mi raccomando, scrivetemela qui sotto nei commenti, o comunque qui sotto nei commenti scrivetemi come usate voi lo splash, se lo usate solo nella maniera normale, cioè se lo usate solo nel modo 1 che vi ho fatto vedere oggi, che poi è il modo che usano tutti, ma se lo usate anche in qualche maniera particolare, che ne so, voi mi potete dire: io uso lo splash per... non lo so. Però comunque per qualche altra cosa che vi viene in mente o che fate mentre suonate. Quindi detto questo, io vi saluterei qua. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, e se non siete ancora iscritti al canale e vi è piaciuto questo video e vi sono piaciuti anche gli altri miei video, perché non siete ancora iscritti? Se non siete ancora iscritti, comunque mi raccomando, iscrivetevi, è importantissimo. È importantissimo per crescere sempre di più, per poter portare sempre più contenuti di qualità su questo canale. Basta, la smetto. Non vi rompo più le scatole. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!